Buongiorno, Biblioteca San Matteo degli Armeni. Il libro di oggi? Ho sposato un bianco di Anna Maria Gallone, Baldini e Castoldi. Resti in linea. Tutte le ragazze che stanno con un bianco si chiamano Maria. Dice pressa poco la protagonista di Ho sposato un bianco, quasi a inizio di racconto. Lei sarà dunque Maria di Sergio, dal nome del bianco che la sposerà e la porterà con sé in Italia. Ella elenca le altre tante Marie di altri e tanti uomini bianchi, le donne il cui destino è stato raramente più felice e spesso perfino più duro del suo. La Maria di Rocco e quella di Antonio. Sono donne che, come Maria di Sergio, sanno la fatica del vivere per una donna africana, e anche per questo sognano di mettersi con un bianco, perché in questo modo le cose diventano più facili. Però, ancora oggi, dice Maria, ancora oggi io non capisco le regole di vita dei bianchi. E là, dove in Africa ne ha incontrati di più, sembrava che di regole non ne avessero nessuna. Il libro? Romanzo? Storia di vita? Documento? O tutte queste cose insieme? Di Anna Maria Gallone, ha il pregio di non mortificare la realtà con la presunzione moralistica o ideologica dello scrittore impegnato. Il suo impegno sta tutto nel metodo. È il metodo. E questo metodo, semplice nei risultati e difficile nella elaborazione, è quello di non nascondere le contraddizioni di cui è fatta la vita di Maria, ma di cui, più propriamente, si può dire sia fatta, semplicemente, la vita del nostro tempo. La sua utilità sta nel non mistificare. Ogni nome è una storia e racconta un dettaglio della famiglia d'origine. Gli africani che sono stati evangelizzati dai missionari aggiungono alle loro figlie un nome cristiano: Thérèse, Anna, Louise e così via. Molte ragazze, però, hanno un altro nome ancora: Maria. Si chiamano così tutte quelle che stanno con un bianco, perché per gli europei è difficile pronunciare i nostri nomi tradizionali ed è più semplice ricordarci in questo modo. Per distinguerci l'una dall'altra si aggiunge il nome o il cognome dell'uomo con il quale stiamo o siamo state. Io, ad esempio, sono Maria di Sergio. Anna Maria Gallone è nata in Piemonte. Giovanissima si è trasferita in Africa, dove ha vissuto per più di 15 anni. Studiosa di culture africane, ha pubblicato libri di fiabe della tradizione orale. Collabora a numerose riviste e trasmissioni televisive sui temi del dialogo interculturale, con particolare attenzione all'universo femminile. Ciao e al prossimo appuntamento con Segna il libro.